Tanto lo potete dire voi, lo potete Tu fosti dire. candidato per motivi altamente ideologici in Forza Italia, no? Sì, nel Nonostante. senso che nell'ultimo quarto d'ora prima che chiudessero le liste, Mimmo Vennitti, che doveva candidarsi, poi non so perché decise di non candidarsi più, c'erano problemi. Si tolse lui e mise me, prima che lo venissero a sapere Berlusconi, eccetera, che non mi avrebbero fatto candidare. E fui poi eletto malgrado tutti, e presi 55.000 voti lasciandoli tutti di stucco, perché poi erano sparpagliatissimi dappertutto, non hanno neanche potuto dire che era la mafia, niente. È rimasto questo mistero. Però io fui eletto perché non dissi la verità, non dissi chi ero e che volevo fare. Allora gli italiani, brava gente, mi votarono perché mi videro quel pizzichino in più. E però il risultato fu che mi ritrovai in Parlamento senza avere poi alcun seguito sulle mie vere posizioni. E sono stato lì 5 anni a chiedermi: ma a che sarà servito? Poi invece l'ho capito a che cosa è servito. È servito a raccontarlo. Perché la gente non lo sa, ma il vero problema del Parlamento europeo è che i deputati non hanno il potere di iniziativa legislativa, sono delle nullità. E il Parlamento incredibilmente non ha il potere di promulgare le leggi che approva. Perché c'è un meccanismo per cui il Parlamento approva e poi la legge va alla Commissione. È la Commissione che decide se promulgare o no, oppure se rinviarla di nuovo al Parlamento per gli emendamenti. Può farlo o non farlo. Cioè sostanzialmente il Parlamento europeo è un finto Parlamento, è un Parlamento da operetta. Che ora vi racconto, ecco, tu stai filmando, ora vi racconto questo fatto bellissimo. Io entro nel Parlamento europeo dopo poco tempo ed ero coordinatore della commissione istituzionale per il mio gruppo. Allora si faceva allora questa cosa della riforma istituzionale europea, queste chiacchiere inutili, e io ottenni che affidassero a me l'incarico di fare la relazione, una proposta di legge in sostanza, sulla riforma istituzionale europea che sta in internet, che è un documento a mio avviso molto importante. Allora io presi questo incarico, andai via e la settimana dopo tornai in Parlamento con la relazione, la proposta di legge pronta, stampata su uno dei miei volantini in fronte a retro, tradotto in 5 lingue, la porto lì e si scatena. Compreso l'arabo anche? Compreso l'arabo? No, inglese, francese, tedesco, spagnolo. Vabbè, Commissione Europea. Pensavo Rubi compreso l'arabo. No. Portoghese, forse non mi ricordo più. Tedesco. Allora, porto questi fogliettini e questi qui della commissione parlamentare, tutti i professorini, gli sherpa, indignati funzionari che non li avevo neanche interpellati. E io a guardare l'esterrefatto dico: come devo interpellare voi? Che c'entrate voi? E loro poi, di fronte al mio stupore, cominciarono a rendersi conto che erano loro che avevano torto. Ma lì io capii che sostanzialmente i deputati le leggi non è che non le sappiano scrivere, non le sanno neanche leggere. Ed è per questo che, per esempio, sono passate le 6 leggi contro le banche, filo bancaria. La domanda è. Perché loro non le sanno leggere, allora ti danno queste liste più o meno, e tu stai lì e premi il tasto rosso, il tasto verde, leggi la lista rosso, verde, rosso. Pianoforte. Questi sono i deputati. Ecco perché questi sono stati tutti scelti nella logica di essere i garanti dell'immobilismo culturale. È come se voi voleste far fare i 100 metri in 9 secondi a me, posso mai riuscirci? Beh, se diventi fruttariano, forse. Forse sentendo fruttariano, ma insomma è molto difficile. Questi sono stati scelti per un'altra funzione, quella di stare zitti. Fatti E per 14, essere fatti sicuri che 14 stessero secondi. zitti, li hanno scelti 14 fra quelli che secondi ho non sono in fatto. grado di dire nulla. Allora i poverelli, ora che bisogna che invece cambino le cose e che si faccia qualcosa, e giustamente non sono minimamente in grado.
Quindi ci deve essere un cambio della cultura politica, perché qui, ho detto una volta, sono ignoranti tutti, perché vige la cultura dell'ignoranza, quindi sono ignoranti i professori, i filosofi, gli scrittori, diciamo sta la gente comune, i giornalisti, giornalisti, i gli deputati, vabbè, perché parliamo, gli intellettuali, gli intellettuali, artisti. cioè sono tutti quanti, intellettuali, filosofi, dell'ignoranza. Adesso specializzare essere, cioè mentre il contesto sociale esercita l'ignoranza in forme ordinarie, loro la esercitano da specialisti. Questa è la sostanziale differenza. È come la psichiatria, perché io fondamentalmente io non sono un economista, nulla di tutto ciò. Io sono l'uomo che nel 1985 ha definito il modo di formazione del pensiero, che a mio avviso è una scoperta di straordinaria rilevanza ed è quello che viene dopo tutto quello che poi sta accadendo. Quando tutto sarà accaduto, verrà poi quella tesi. Che volevo dire? Mi sono scordato. Modo di formazione del pensiero. Che diventerai fruttariano, forse? Io posso fruttariano. Diventerò anche più vizioso di quanto non lo sono già altro che fruttariano. Bocciamo pure quella tua legge di E togliere Daniele la De Luciano che sta plastica. riprendendo. Vabbè, la legge sugli Sugli imballaggi. imballaggi che Insomma. sarebbe ancora valida la proposta. Ma all'epoca eri cosciente della truffa monetaria, all'epoca del Parlamento o ancora Ora ti no? dico una cosa, nel 1980, perché sta Marco Sabba che dice, ma del signoraggio l'hai scoperto da 5 anni, Marco Sabba, bravo, fa pure il, come si dice, il responsabile di Sì. signoraggio.it del mio sito, Ah, non è più Giovanni Sandi che ma gestisce. è bravo quel pochino che serve. Nel 1980 io ho fatto un decreto ingiuntivo, un decreto di un'opposizione a un decreto ingiuntivo dell'allora Banca d'America e d'Italia, Ah. dicendo. Ma è quello che c'è scritto pure tra le sei leggi, salva banche, che c'è nel Riguarda la questione 1980. sì, non lo so se è scritto nelle sei leggi, Sì, è scritto. è scritto nel ricorso alla Corte Costituzionale. Io dicevo in sostanza, dicevo, se Tizio dà un assegno di 1 milione a Caio il 1º gennaio, e Caio se lo versa subito, a Tizio gli stornano i soldi il 1º gennaio, a Caio glieli accreditano il 5, il 6, il 10, perché poi allora specialmente. E di che nell'intervallo chi li prende gli interessi? La banca. La banca che c'entra? Perché i soldi sono di Tizio fino al 1º gennaio, di Caio dal 1º gennaio in poi. Questo è il signoraggio secondario. Se non erano anche retrodatati, quello di Tizio, che li Aspetta, togliamo due non giorni prima. aggiungere altro. Questo è il signoraggio secondario. Io nel 1980, quando parlavo di questo, cioè della necessità che la banca non ricevesse mai gli interessi sui soldi altrui, stavo parlando dell'abolizione del signoraggio secondario. Non sapevo però, perché questo l'ho appreso dal libro di Marco Della Luna, che poi siamo diventati Euroschiavi, amici, dici? da Euroschiavi, non sapevo invece che le banche centrali fossero private. Quando l'ho letto 7-8 anni fa sono rimasto fulminato, Come tutti. perché dico, ma che è questa roba? E non ho capito là per là. Poi ci ho impiegato 6 mesi a quadrare tutto il meccanismo e a scriverlo in quel fogliettino che a mio avviso è stato lo strumento di massima divulgazione di che cosa sia il signoraggio. Perché riuscire a metterli in un fogliettino è stato utile perché poi uno 5 minuti legge e tutto impara. E in Ma quel ce l'hai qua foglietto. il un volantino Sì, sarebbe? sta in internet, sta su marra.it il signoraggio. E in quel volantino c'è poi una cosa fondamentale che non è inauriti e che è la cosa che ha impedito la comprensione di che cosa sia il signoraggio, cioè il fenomeno dell'inveramento. Perché se tu non capisci l'inveramento, non capisci il signoraggio. Cioè a dire che se fosse lo Stato a produrre i soldi, non ci sarebbe mai svalutazione. Perché lo Stato i soldi non te li regala mai, te li dà sempre a corrispettivo di qualche cosa, un qualcosa quindi con cui tu li copri. Per cui quando lo Stato emette, fa circolare soldi, cresce il denaro circolante, ma parallelamente cresce pure la ricchezza reale. E non c'è mai svalutazione. Quando è che c'è la svalutazione? Quando i soldi li introduce un falsario, cioè una banca. Perché il falsario è chiunque non sia lo Stato, la Li collettività. emette e li addebita anche, invece di accreditarli. No, le addebita, secondo me è la terminologia di Auriti, che però è difficile da capire, anzi secondo me non significa nulla, per dirla proprio chiara. Addebita
a debito, a credito. Il problema è che il falsario che fa? Li stampa. Totò, no, hai visto il film di Totò che stampi i soldi? Dopo averli, ecco, dopo averli stampati, che fa? Li spende. Lui li introduce spendendoli. E che cosa fa? Che tipo di spesa fa normalmente? Normalmente lui come spesa fa la spesa di comprarsi i buoni del tesoro. Quindi il falsario attribuisce i soldi che stampa a sé, senza farli passare prima attraverso l'inveramento. Ecco perché c'è la svalutazione. Perché lui fa aumentare il quantitativo dei soldi circolanti, ma non la ricchezza reale. Quindi questo è il punto. Scusa, il termine inveramento esattamente cosa vuol dire? Rendere veri. I soldi diventano veri perché io te li do. Perché io non te li do mai grazie. Io, il cittadino ha il potere di inverare i soldi. Perché? E perché nessuno glieli dà mai gratis, glieli dà qualcuno perché lui ha fornito delle prestazioni, perché ha fornito dei beni, e quindi lui li copre, è l'antica funzione dell'oro. Un altro passaggio, lui ti parlava anche che la moneta deve essere creata in proporzione alla ricchezza. Sì, sì. Deve essere parallela. Io poi credo che noi andiamo anche di fronte a dei fenomeni nuovi, perché c'è questa automatizzazione delle produzioni, no? Che in breve, specialmente quando sarà sopravvenuto un minimo di democrazia vera, renderà così facile la soluzione, come dire, la garanzia del soddisfacimento di tutti i bisogni primari, che la funzione dei soldi si attenuerà molto, perché un cittadino che abbia la sanità, l'istruzione, lo sport, i trasporti gratis, così come deve essere. E sì, poi certo, insomma, può desiderare i quadri d'autore. Sì, oppure... ma soprattutto pane e acqua, un tetto dove dormire, che è la cosa più importante. I bisogni primari, cioè abitare, la salute, lo svago pure, perché poi, insomma, ormai la mano della collettività, no, si estende, si può estendere per quelle che sono le potenzialità oggi garantite, no, dalla meccanizzazione. Dico che l'industrializzazione è il massimo evento positivo che si sia mai verificato nella storia dell'universo conosciuto, perché l'industrializzazione, nella quale io ricomprendo pure la meccanizzazione, tutto, garantisce la soluzione di ogni tipo di problematica. In una maniera diversa da come sta accadendo ora, perché io sento dire che quello che è morto, come si chiama, Steve Jobs, è un genio. Non sono minimamente d'accordo. Questi telefonini sono uno schifo e sono il frutto di un ritardo tecnologico. Sono 30 anni che girano queste cose, che loro hanno causato, tutto l'apparato industriale, che ha causato... perché devono lucrare sulla diversificazione. Faccio un paio di esempi. Io mi sto sognando le reti. Chi era, Tommasi? Ivania che dice che Sara Tommasi, ho visto il video di Sara Tommasi con lo sguardo di una pazza, vabbè. L'importante è il messaggio. Comunque lo sguardo l'avevo notato pure io. Lo sguardo? Che dicevo? Ah, io dicevo nel 1987 io ho comprato dall'IBM un sistema, perché mi sognavo le reti. La notte facevo l'avvocato, e mi sognavo la rete. Perché è una cosa così ovvia la rete, no? Allora io c'avevo lo studio a Napoli, a Pozzuoli, e pensavo di mettere tutti i computer in comunicazione, e non esistevano queste cose, ma sono ovvie. Se c'è un po' di libertà intellettuale, ci arrivi da te, non è che c'è bisogno che ci vuole internet 30 anni dopo. Cioè, sono tutte cose che sarebbero potute avvenire con un grande anticipo e che anche ora sono ritardatissime. Io sono veramente l'autore, lo scopritore del modo di formazione del pensiero. Non viene fuori da 30 anni perché è antitetica alla cultura vigente. È un esempio difficile, ma ve ne faccio uno più facile. C'è un farmaco che si chiama Risperdal. Io non sono al corrente perché purtroppo la mia seconda ex moglie ha problemi psichiatrici. Che è un farmaco dai grandi effetti benefici e scarsi effetti collaterali. Nel campo della psichiatria.
Ebbene, io attento con tutti questi amici psichiatri, eccetera, questo farmaco ha cominciato ad avere problemi nell'86, abbiamo scoperto nel 97, perché un amico mio medico, Michele Di Genia, ha detto, dalle questo coso. Allora un pomeriggio, Loredana, che quando le vogliamo queste crisi diventava proprio, scendeva, abitavamo in Toscana, scesa dalle scale, nera, io mi sono spaventato addirittura. E poi avevo in tasca questa cosa che questo mio amico, e ho detto, non so com'è che sono riuscito a fargliela prendere. Dopo un'ora mi ha chiamato con voce completamente mutata, io sono rimasto così, perché non riuscivo a capire quale mai miracolo fosse accaduto, ho scoperto il risperdato. Questo farmaco è un farmaco che la psichiatria vedeva come il fumo negli occhi e vede a tutt'oggi come il fumo negli occhi, perché continua ad utilizzare una farmacologia che invece garantisce pochi esiti positivi, molti esiti collaterali, perché quando abbiamo scoperto questo farmaco noi abbiamo smesso di rivolgerci ai medici, perché non stava bene dalla pillola di risperdato, e quindi erano onorari. Allora che succede? Che qui la scienza è rallentatissima da questa mancanza di controllo, che ci vorrebbero degli strumenti di controllo democratico, bisognerebbe che chi occulta una scoperta scientifica vera fosse fucilato. Tipo Morgan, no? Morgan con Tesla. Il banchiere Morgan fece così con Tesla, o del resto i Rockefeller hanno il 90% delle case farmaceutiche, guarda caso. Io sto dicendo che bisognerebbe istituire un'organizzazione democratica, e io che sono contrario alla pena di morte, istituirei la pena di morte per quelli che... Circoscritta, per quelli che fanno le cose, l'ho scritto in un documento, come le centrali atomiche, no? Per quelli che commettono crimini contro l'intera umanità, come questo, come quello di ostacolare la divulgazione delle vere scoperte scientifiche. Ma anche i giornalisti. Perché io sono convinto che c'è in questo momento una serie enorme di scoperte scientifiche importantissime che non vengono fuori perché non rientrano negli equilibri di potere, negli equilibri economici, così così e poi. E quindi ecco che, cioè, noi in realtà viviamo in un regime di assoluta mancanza di democrazia. Dopo la guerra hanno eliminato il diritto della prima notte, più o meno giù di là. Cioè, qualcuno lo voleva introdurre. Sì, tra poco, capace pure che lo reintrodurre. Glielo diamo a molti. Glielo diamo a molti, no. All'86%. Bisogna che, guardatemi, italiani. L'86% di voi oggi, 11? 12. Ha 12. Detto che va bene Monti, ve lo siete proprio chiamato. Che è un ve lo siete chiamato proprio. È un banchiere questo. Un delinquente, un delinquente affiliato al circolo Bilderberg, che è un'organizzazione criminale, con la quale è collusa anche la magistratura, che fin qui non li ha processati. Però quando poi comincerà ora a sollevarsi il vento del cambiamento e tutti quanti cominceranno. Però Obama è simpatico invece, no? Obama è simpatico. Come no? È Obama un pagliaccio. È un pagliaccio. Non l'ho detto io che Obama è un pagliaccio. Ma anche un cretino, no? Quando l'hanno detto, io lo chiamavo Obama. Beh, lo chiamano Baracca anche. Baracca lo chiamano. Obama è un delinquente, perché è uno che ha venduto l'America ai quelli delle banche. Non è vero che è stato eletto da internet. Come dice Grillo, un altro fassone. Grillo è un poveraccio che si arrampica sugli specchi pure lui. La differenza fra polemisti e dissidenti, perché io invoco i dissidenti. Il polemista è uno che sul tavolo della cultura, per quello che esso è, che gli va benissimo, vuole conquistare spazi. Il mio amico Vittorio Sgarbi, Marco Pannella, Santoro, quell'altro, come si chiama? Travaglio. Questi sono tutti polemisti. Allora la cultura, per com'è, gli va benissimo. Vogliono conquistare spazi sul tavolo della cultura. Sono dissidente, a me verrebbe di voglia di dire, è quello che vuole rovesciare il tavolo, esatto. Ma bisogna loro essere moderati. Sono gattopardeschi loro in realtà. Certo. Bisogna essere moderati, e che puoi fare? Io lo vorrei rovesciare anche sul capo di qualcuno,
e che vuoi fare, però non si può fare, no? Siamo civili, moderni, poi sono pure avvocati, tribunali, allora diciamo che il tavolo, stai filmando sempre? Sì. Che il tavolo della cultura va sparecchiato e riapparecchiato con calma. In maniera soft? Bisogna mettere, come dire, in cantina, negli scatoli accartocciati, restituire alla loro dimensione di cittadini privati tutti quelli che oggi si atteggiano a uomini politici e creare una nuova generazione di uomini politici, perché loro sono stati scelti quali garanti dell'immobilismo culturale. Loro sono intellettualmente impotenti per scelta della società. Però Napolitano ci salverà, dai. Napolitano è un povero uomo, peggio degli altri. Mi fa schifo, piange per tutte le cose, purché per quelle per le quali bisognerebbe piangere. No, dico, mi fa schifo, insomma, non bisognerebbe usare mai questi termini nei confronti di nessuno. Però mi provoca un senso di profondo disgusto. Mi provoca un uomo di profondo disgusto il fatto di vedere un uomo di quell'età, che poi lui, i partigiani, ma chi, insomma, ci sono problemi immediati, non possiamo stare lì a parlare dei partigiani, della costituente, che sta lì a piangere per tutto ed è colluso con il sistema. Pertini ci ha salvato. Perché in questo momento, Pertini, come lo vedi, ora io vi dico una cosa. Nella cultura ebraica, la cultura ebraica è una cultura che nasce moralistica e perbenistica, va bene? Ed è una grande cultura, è una cultura importantissima, perché è la prima cultura democratica. La democrazia l'hanno inventata gli ebrei, perché ad un certo punto la cultura pagana, aristocratico-pagana, che è bellissima, aveva talmente prevaricato la società, la cultura del faraone, della piramide, perché era di ispirazione naturalistica l'aristocrazismo, no? E così come la natura è aristocratica, e quindi è prevaricatoria. Allora che succede? Che si enuclea nella società pagana un'aggregazione di uomini che sono gli ebrei, quali dicono: da oggi in poi, qualunque cosa accada, noi ci autodetermineremo, dovesse pure costarci la vita. Qual è la prima operazione culturale che fanno? Quella di prendere il Dio, che fino a quel momento si materializzava nelle carni degli eroi, negli oggetti della natura, e di relegarlo nella fisica. E perché? Perché la fisica li avrebbe ricondotti sempre alle regole aristocratiche, e loro invece, relegando il Dio nella metafisica, poi avrebbero potuto farne quello che volevano, quindi uno, trina, vergine, ma in realtà Cristo è figlio di buona donna. Perché lo dice Matteo nella Bibbia, dice: Maria era incinta e non di Giuseppe, prima che abitassero insieme, dice. Ora, per me che sono altro, ero incinta di qualcun altro, cioè, non vedo quale altra soluzione. Io sono altro, ma poi non sono neanche moralista, quindi non è che la mia una posizione di condanna nei confronti di Maria. Dico che Maria era andata con qualcun altro, insomma, ovviamente, no? A meno che uno non è religioso e creda allo Spirito Santo, io che non ci credo, non so dare altre soluzioni. Alzi la mano chi ci crede qua. Uno. Tu sei religioso? Io però. Ci sono arrivato razionalmente. Ma allora, a proposito di questa cosa, sai che la traduzione dall'ebraico masoretico, che sarebbe l'ebraico dei codici ufficiali, è tutta sbagliata? Cioè Elohim tradotto con Dio, e la traduzione è Dei al plurale. Vabbè, ma quindi su questo ci sono state più versioni, non neanche quello. Più che altro è a monte proprio che chi l'ha scritta. No, per dire che tutto quello che leggiamo tu, è tutto sei, un copia e incolla, ti riferisci a Biglino, no? Non solo a Biglino. Pure 10 comandamenti non sarebbero 10 comandamenti, ma sarebbero le 10 parole. Che erano 17. Vabbè, insomma, l'ispirazione dall'ebraico non è comandamento, perché il comandamento è una cosa che uno impone e tu devi seguire, invece una parola è un consiglio. Quindi anche lì, cioè, ci sarebbero di cose da riguardare. Però un conto è a proposito, ma invece Nazinger ti è simpatico? Il Papa Nazinger. Lui ti è simpatico. Scusa, Nazinger conobbe il signoraggio da... Io credo che non inizierà mai la civiltà fin quando non finirà la visione religiosa del mondo, perché credere all'esistenza dell'inesistente è un errore culturale che poi genera altri errori e sistemi di errori interrelati. Cioè, se tu credi che l'asino voli, questo non è senza conseguenza nella tua mente, perché poi determina una serie di aggregazioni ideologiche e culturali che poi ti portano fuori strada. Infatti l'occidentalesimo, nello stadio in cui è proprio frutto della visione religiosa del mondo. Quindi la visione religiosa del mondo è un fatto molto grave, della radice
di quello che accade. Però io ho dimenticato qual era il punto di partenza di questa digressione. Gli ebrei, la cultura ebraica. Potere. Ebbene, Salomone è l'uomo cardine della cultura ebrea, no? Gli ebrei sono moralisti e perbenisti. Salomone è una cultura monogamica. Altro che io, che ho qualche fidanzatina. No. Teneva 700 mogli e 300 concubine, Salomone. Era una cultura monoteistica, ovviamente, no? Yahweh, il Dio. Tutte le mogli di Salomone erano Idumee, Tera, tutte pagane. Era una cultura fondata sulla modestia, sulla moderazione. Teneva 40.000 cavalli, non se ne portava di niente e di nessuno. E che fa il popolo di Israele? Lo condanna, ma quando mai? Qui se avevi i problemi. Ma fai quello che vuoi con le tue mogli la notte, ma che ci frega? Tipo Boateng che nel Milan... Basta che ci risolvi i problemi. Monti non ha naturalmente nessuna delle qualità di Salomone, perché purtroppo non risolverà nessun problema. Ma gli italiani all'87%, i poverelli, gli stupidini, hanno votato che lo vogliono nei sondaggi televisivi. E perché? È perché ora lui risolve il problema. Perché lui è direttamente l'incarnazione del potere bancario che ci ha rovinato. Chi lo ha letto? E le leggono i deputati. E la gente sempre, stai tranquillo che la gente è il vero colpevole di questo schifo che accade. I politici sono dei pupazzi. Quindi, neanche le banche sono il potere. E la gente che è così collusa che il potere, ho scritto io nella lettera di dimissione di un avvocato da CGL, dal sindacato e dal PC nell'85, è una forza in sé di cui ognuno è vittima e protagonista nello stesso tempo. Quindi hai ragione a Gandhi che diceva che se non cambi te stesso interiormente, come puoi pensare di... Sì, ma non puoi paragonare tutti questi qui che non hanno prodotto risultati poi nella storia dell'umanità. Chi li vorrei produrre? Gandhi diceva, sai, ci sono le qualità del dire, perché ogni forma del dire è destinata per essere efficace, inefficace. Allora che succede? Che Monti va bene, perché Monti è le banche, proprio, oh, proprio a Roma ce l'hanno mandato, proprio le banche. Più di Prodi. Bilderberg. Più di Prodi. Prodi. Ma siamo proprio in mano al sistema. Io mi sto facendo un sacco di risate perché non risolverà nulla, perché il potere bancario, il potere economico non ha capito assolutamente quali sono le ragioni della crisi. Le ragioni della crisi non sono nella finanza, ma sono invece nell'apparato industriale, sono nel consumismo, cioè a dire l'80% di quello che si produce non serve a nulla. E inoltre non è più possibile realizzare il plus valore, perché tutti sanno fare tutto e quando fai una cosa c'è sempre altri 1000 che la fanno meglio di te, da prima di te e per meno di te. Quindi comincia qui l'homo, finisce qui l'homo economicus. Il potere bancario non l'ha capito, la finanza non è che un'espressione ovviamente dell'economia, insomma, in senso più lato. L'economia ricomprende tutto, quindi dell'apparato industriale, del potere industriale, no? Perché i titoli azionari e poi sono le obbligazioni che sono le azioni degli stati. Allora, alla base tutto il sistema produttivo produce cose che non servono e per il resto, nel mentre le produce, non è in grado di produrre utili. Quindi questa è la cosa che è andata in crisi. E dalla crisi di questo discende poi anche la crisi della finanza. Allora ci vuole un cambiamento di tutto, senza il quale la finanza è destinata a morire. Lunedì, oggi abbiamo detto che è? 12. Lunedì che è? 13. 14. Lunedì è 14? No, che dire, oggi è sabato. 14. Sì, sabato. Lunedì è 14. Oggi è? 12. Ah, lunedì è 14. Lunedì 14, se Monti viene eletto, le borse avranno tutti questi idioti qui, che poi è il 10%, perché il 90% dei titoli stanno nelle mani di 10, 5 sim e 5 banche, questo è tutto, che quindi fanno, disfano. Lunedì manipolano la borsa, manipolano, fanno quello che vogliono, questi cretini, questi morti di fame con 500 euro, anche loro che hanno acquisito, io la chiamo la sindrome di Rockefeller, questi morti di fame che con titolo azionario da 100 euro a 100.000 si sentono pure loro dei Rockefeller, perché ora non meritano nessuna pietà.
se perdono tutte vengono ridotti proprio con il culo di fuori, non meritano nessuna pietà, perché due anni fa c'è stato quel, insomma, insistere significa proprio che te lo vuoi cercare. Come è successo a Sabina Guzzanti poco tempo fa. E chi è successo Sabina Guzzanti? Aveva perso una marea di soldi. Tu non l'avevi avvertita del signoraggio? È una truffa. E vabbè, ma lei aveva comunque investito. Tu l'avevi avvertita? I soldi investiti, è un'altra cosa. Sì. Investito. Ma insomma, quello che voglio dire è che ormai... Non gli hanno proprio investito. Ah, li sono leccati. Ah, come il commercialista di Vianello che fece questa cosa. Ma tu la Guzzanti non l'avevi avvertita del signoraggio? Lei non ti ha creduto. Voi siete quei pazzi del signoraggio. Siete pazzi del signoraggio. Siete quei pazzi del signoraggio. Tu che